Niente in quest'area. Alla vostra sinistra! L'altro bel colpo ed è fatta! Avamposto, inviate un'altra unità alla mia posizione. Mi prego. Perché state ancora cercando lo scritto? Ci sono ostili nella vostra area. Dottor Dominguez. Non mi importa un accidente di Dominguez. Trovate Lara Croft e ammazzatela. Dottor Dominguez. Non mi importa un accidente di Dominguez. Trovate Lara Croft e ammazzatela. Come sarebbe a dire trovate Lara Croft? Siamo troppo pochi per farlo. Doveva essere un'operazione di ricerca. Farfagliamoci e vediamo di fare il possibile. Io vado laggiù, tu resta qui. Devo controllare ogni ombra. Ti avevo detto di restare in zona. Dominguez ci dice di cercare lo scrigno. Ora Rourke vuole che cerchiamo Croft. A chi dobbiamo dare retta? Beh, Rourke è un leader militare e le decisioni di Dominguez stanno costando la vita ai nostri. Ti conviene decidere alla svelta chi essere leale. Mi prendi in giro? Sei andato a pisciare. Comandante, una scossa premonitrice ci ha colpiti. Squadra K,
Cardinal 2. Danni da scossa premonitrice su Juliet 3. Una frana ha messo fuori uso la terza piattaforma di pompaggio. Nessun incendio. La strada di accesso a Juliet 2 è bloccata da alcuni alberi caduti. Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Impossibile. Non ci sta nient'altro. Un registro degli incarichi dei mercenari assoldati dalla Trinità. Messico, Kenya, Siberia. Avevo nel mirino anche la ragazzina, ma Rourke ci aveva ordinato di lasciarla stare. È del figlio di puttana che ha sparato ad Anna. Ma che mi prende? Cosa diavolo dovrei fare? Ciao, Lara. Chi parla? Sospettavo che curiosassi nelle mie comunicazioni fin dal Messico. Rourke. Comandante Rourke. Tu ascoltavi me e ora io ascolto te. Un'altra scossa premonitrice. Com'è sentirsi responsabile di tutti questi cataclismi? Di questa sofferenza? So cosa ho fatto. La tua espressione quando Dominguez te l'ha detto. Volevi averlo a tutti i costi, quel pugnale, vero? Avamposto esterno. Croft è diretta verso di voi. Trovatela. Croft è riuscita a sfuggire agli uomini sulla spiaggia. Non deve ricapitare. Rastrelliamo la zona. Trovato niente di interessante nel nuovo carico? Visori termici, signori. Faccio strada. Rilevo qualcosa. Dove? Merda. Falso positivo. Era un animale. Ehi, le accendiamo o no quelle luci? Come faccio a montarle con te che rompi le luci? Ma poi scusa, che fretta! Rourke ha detto che Croft passerà di qui. Maledizione! Va bene, mi sbrigo. Vediamo un po' come reagisce. Avrebbero comodo dei rinforzi. Tu, prendi posizione. Andiamo già loro. Non scava questo! Non mi convince. Tieni la posizione. Farfagliatevi, non perdetevi di vista. Avvertite se vedete qualcosa. Lì? Laggiù, bersaglio individuale. Pronti all'inganno. Ok, andiamo. Fermi! Lasciatemi controllare! Davvero? Sei ridicola! Hai intenzione di nasconderti tutto il giorno? Maledizione, gente, usate i visori! Trovatela! Buonasera, no? Buonasera, Sam. Vedi qualcuno? Altri uomini a terra. All'inghiaccio!
Aspettate! Assicuratevi che ci sia ancora! Meglio non abbassare la guardia. Porca puttana, guardate! Merda! Cosa? La nostra! Non usare questo canale. Cosa? Ci ascoltano. Ok. Ti troverò. È la ricetta di un allucinogeno, usato a volte in guerra. Perfetto. Se lo spalmo sulle frecce potrebbe darmi un vantaggio contro la Trinità. Questa deve essere Mamma Zara. Ho sempre pensato che le pratiche rituali legate a lei fossero piuttosto buffe. Era la dea inca del grano. Il suo nome significa Madre Mais. Ogni volta che un contadino trovava una strana pianta di mais, la vestiva come una bambola, in suo onore. Era anche la dea dei salici, quindi a volte le famiglie contadine appendevano una delle loro bambole di mais a un salice e le danzavano attorno. Squadra Tau, Croft è diretta verso la vostra posizione. Ripeto, Croft dritta verso di voi. Cristo santo. La prenderemo. Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma Diaconi. Passo e chiudo. Ehi, tutto bene? Attenzione, sta sparando! Oh, Cristo! Non ha speranze. Ehi, ci siete passati voi qui! Sono dei rami spezzati! Ehi, pensi di farcela? State alla larga da me! Eh? Cosa? Che cazzo succede? Cristo! Assurdo! Che diavolo è successo? Devo scoprire cosa sta succedendo! ¡Maldición!
devo scoprire che diavolo sta succedendo. L'hanno fatta loro, noi come facciamo? È come se avesse la natura dalla sua. Hai un aspetto terribile. Cazzo! Non ci posso credere! Sono andato fuori di te! Ma cosa... Non è certo morto di morte naturale. Oh merda, meglio dare un'occhiata. Tenete gli occhi ben aperti e vedete di trovare qualcosa. Iniziare le manovre di ricognizione. Ok, mettiamoci all'opera. Meglio controllare anche lì. Passare alla formazione a diamante. La ricerca ha dato esito negativo. Occhi aperti. Aria sicura. Serve una perlustrazione. Uomo a terra! Jonah, rispondi, ti prego. Non risponderà, Lara. Ma cosa? È morto. Puoi aggiungere il tuo amico Jonah alla lista delle persone che hai sulla coscienza. Va all'inferno, Rourke. Se vuoi recuperare il corpo, è alla raffineria. Verrò a prenderti. Questo casco è ornato con piume di pavone e quello che sembra essere il disegno di un giaguaro. Thank you.
E questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua! Devo andare subito! Sono l'unica che può! Sei